Bella a tutti, siamo tornati in questo nuovo video per parlare di questa partita Roma-Verona con gol di Veretout su rigore e poi gol di Edin Dzeko e per loro che ha segnato non mi ricordo più, vabbè è stato, scusate con la gomma, vabbè. Non faticatemi i capelli, me ne andrò a tagliare in questi prossimi giorni. Veretout fa un bel gol. Fa un bellissimo gol. No, bellissimo, vabbè. Fa un gol su rigore, è un po' dubbio, ma per me ci poteva stare per questo. Poi sono state le proteste e è stato allontanato Juric. Niente, Mkhitaryan che prende un palo. Dzeko che non esulta, ma penso probabilmente perché Petrarca è stato allontanato, la Lazio che pareggia, la Juve che pareggia col Sassuolo, il Napoli che pareggia, il Milan che vince. Per quello che vedo adesso, allora il Napoli è sopra il Milan, quindi al momento se lo dovrebbe fare il Milan i preliminari. Noi stiamo a 57, loro stanno a 53, tutti e due. E tutti e due appunto a 53, quindi bisogna vedere adesso come andrà a finire. Se la Roma dovesse continuare, cioè dovesse vincerle, poi penso che alla, cioè penso che alla 37esima, no, tre, sì, tipo dopo la 36esima potrebbe già stare tranquilla. E quindi vedremo, insomma. E niente, che altro dire? La partita, cioè nei minuti finali c'era l'arbitro che non voleva che non voleva proprio fischiare, che abbiamo giocato tipo un minuto e mezzo in più. Allora, vabbè, il Sassuolo che sta giocando bene in questo ultimo periodo, ha pareggiato con la Juve 3-3. No, è un campionato un po' strano. Secondo me l'Atalanta potrebbe vincere pure lei lo scudetto. Guardate, vi dico sta cosa proprio. Perché lo meriterebbe, ma. Cioè, veramente lo meriterebbe. Non so se adesso l'Atalanta sta tipo a 69, 70. No, mi sa 70. Ma alla fine sta a 7 punti dalla Juve. Cioè, non nulla vieta che. Non so se c'è. No. Ah no, è vero, no, hanno appena giocato l'Atalanta Juve. Poi ci sarebbe anche Juve-Lazio, quindi magari se casomai Lazio fosse un pareggio, non so se c'è ancora tipo Napoli-Juve o Inter-Juve. Comunque c'è pure Roma-Juve, però è l'ultimo, quindi non servirebbe molto, però se ci fosse ancora tipo Napoli-Juve, Inter-Juve e Roma e Roma-Juve, poi alla fine andrebbe bene perché vorrebbe dire che l'Atalanta potrebbe vincere lo scudetto e io sarei contentissimo per loro, se lo meritano. La Lazio che invece ha fatto schifo, non penso che riusciamo a recuperarla perché siamo tipo 11 punti sotto. Però mai dire mai alla fine perché abbiamo 34, 35, 36, 37, 38, abbiamo ancora 5 giornate, penso, se non vado errato. Quindi difficile comunque perché tra tipo 2 giornate praticamente se la Lazio non ha altri scivoloni tra 2 giornate dovrebbe praticamente essere sicura di andare in Champions, magari va da quarta. E questo grande loro sogno scudetto hanno comunque fallito perché ok che hanno vinto la Supercoppa, ok che sono migliorati in Champions, però alla fine ritorno in Champions stando pochi punti sopra di noi, invece noi sono tantissimi anni che siamo tanti punti sopra loro, siamo stati tanti punti sopra loro, quindi non è che c'è molto da dire. Comunque ottimo così, sono 3 partite, 3 in cui abbiamo fatto 3 vittorie, quindi ottimo, 9 punti. Peccato che abbiamo giocate altre 4, quindi sono 7 su 7 partite, ne abbiamo vinte 4 e 3 le abbiamo perse. Abbiamo fatto 12 punti e
su 21. Peccato proprio perché sai, tu dici, ne avessimo fatti anche già 5 punti in più, uno diceva, bene o male te la vai a giocare un po' con le altre squadre ancora, no? Oppure anche, eh sì, tipo per esempio, avessimo, e anche all'andata col Cagliari non ci avessero annullato quel gol, che era il gol di Kalinic, che era pure valido. Cioè, stavamo 7 punti in più, cioè con 7 punti in più, cioè stavamo a 64. Là veramente potevamo ancora dire la nostra. Comunque, quinto posto va bene, poi tanto ci prepariamo all'Europa League sperando di riuscire anche a riscattare Smalling. Sarebbe un'ottima cosa per l'Europa League. Intanto dobbiamo giocare contro il Siviglia che comunque si è qualificato in Champions, quindi magari potrebbe avere anche meno motivazione di noi a giocare bene l'Europa League, perché magari, cioè noi non saremo al 99%, non saremo qualificati in Champions, quindi all'Europa League ci teniamo anche, no? E non l'abbiamo mai vinta poi, quindi sarebbe un ottimo traguardo. E probabilmente con questa cosa Fonseca rimarrebbe, ci sarebbero poi di giocatori che sarebbero anche invogliati a venire a Roma. Mentre invece il Siviglia ha meno motivazioni, perché tanto alla fine andrebbe anche bene loro, perché se loro escono alla fine stanno già in Champions. Comunque sono arrivati al loro obiettivo, che era quarti, e dovevano arrivare. Alla fine comunque sono arrivati agli ottavi. Esci con la Roma, alla fine dici, ok, non saranno in prima fascia, ma in Champions, ma saranno magari in seconda fascia o terza fascia, cioè, penso probabilmente in seconda fascia, quindi cosa gliene frega a loro, cioè, alla fine. Poi bisogna vedere dopo, perché probabilmente beccheremo il Wolverhampton e poi bisogna vedere, quindi questo. Commentate, spolliciate, iscrivetevi, se no siete dei bufu, e ci vediamo al prossimo video, bella.